La cerimonia, durata solo 10 minuti, si è svolta all'insegna della sobrietà causa pandemia. Una cerimonia più breve, ma non per questo riduttiva del significato e dell'attualità che dopo 75 anni riveste la festa della Repubblica Italiana. La festa della Repubblica è sempre attuale e come segno di rinnovamento della scelta che 75 anni or sono il popolo italiano ha fatto. Una scelta che comporta un'adesione a dei valori della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia, della solidarietà. A maggior ragione la vicinanza delle istituzioni è quale simbolo, no? Per portare questo messaggio di speranza e di prosecuzione, soprattutto un messaggio rivolto ai giovani. Il primo momento solenne è stata la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento dei caduti, un atto ricco di significati per la città di Matera. Per le vittime che ha avuto, insomma, per la liberazione del fascismo. Ovviamente oggi ricordiamo le vittime del Covid, quindi abbiamo combattuto e speriamo di vincere anche un'altra guerra, quella contro la pandemia. Poi, altro momento importante e conclusivo di questa prima parte di celebrazioni, l'alza bandiera del tricolore italiano. La bandiera rappresenta la Costituzione che è nata dopo tanti sacrifici, ci ha ridato la dignità di popolo e l'effettiva volontà di un futuro migliore. La cerimonia riprenderà alle 18.30, ma con numero ristretto di presenza nel chiostro della prefettura con la Maina Bandiera, la consegna dei diplomi di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e con il concerto dell'orchestra del Conservatorio Duni di Matera.